L'annata 2023 per i funghi può definirsi straordinaria, per l'uva eccellente, per le castagne discreta, per l'oliva da dimenticare. L'opinione comune tra gli olivicoltori che hanno subito una drastica riduzione nella produzione. Con le olive quest'anno si sta facendo fatica perché sono poche, sono maturate presto, sono già cadute diciamo, e la produzione è piuttosto scarsa purtroppo. Quest'anno faremo circa 50 litri d'olio. L'anno scorso abbiamo fatto un bel po' d'olio perché praticamente non erano tante, però erano belle sane, rendevano bene, facevano quasi 3 litri a quarta. Io faccio 40 litri, ho un piccolo appezzamento, ma ai tempi, insomma, tempi belli viaggiavo almeno sui 300 litri, quindi insomma, siamo quasi poco più di un decimo di quella che è la produzione di un po' di anni fa. Nonostante la primavera incoraggiante in termini di fioritura delle piante, la bastonata è arrivata nel corso dell'estate, troppo secca per garantire lo sviluppo del frutto. A luglio praticamente sono seccata la pianta. Il motivo principalmente cos'è stata? L'assenza di piogge? Per conto mio sì, è stata l'assenza di piogge, troppo. Gli olivi, secondo alcuni, starebbero ancora patendo l'onda lunga della grandinata dell'agosto dello scorso anno. Le conseguenze sul verde, sui rami, eccetera, quindi problemi di funghi, varie patologie che hanno sicuramente limitato anche la produzione di quest'anno. L'esiguità della produzione sicuramente interpella il comparto, anche sulle tecniche da sviluppare per affrontare cambiamenti climatici inevitabili. Occorre sicuramente le olive iniziare ad irrigarle, cosa che non eravamo abituati a fare. E sicuramente proteggerle di più anche con trattamenti naturali per ripararle dal sole, perché l'esposizione al sole poi rovina l'olivo, proprio il frutto.